Buongiorno a tutti! Allora, scusate se mi vedete un po' sfatta, ma sono le 11:30 di sera e adesso riesco a registrare questo video che vedrete domani, cioè quindi farò un tour de force, lo monterò e lo vedrete domani, cioè rendiamoci conto. Il mio impegno quest'anno è stato. Allora, in questo video voglio farvi vedere una selezione di rossetti rigorosamente rossi, adatti diciamo al Natale, a queste feste, quindi ne ho selezionati 10, tecnicamente 11, ma adesso vi scopriamo perché l'ho inglobato l'altro. E magari appunto all'interno del video vi dirò anche quali vanno bene gli incarnati più olivastri, perché l'incarnato olivastro, quello tendenzialmente più scuro, è un po' complicato con col capello, cioè con il rossetto rosso. E molto molto spesso, avendo già questo incarnato scuro, non lo si indossa, ma in realtà è bellissimo il rossetto rosso su un incarnato olivastro se scelto bene. Allora, il primo rossetto è questo qui di Kiko, che è della edizione limitata natalizia, e dove hanno fatto un pacco dove c'è sia il rossetto che la matita, molto molto carina come idea, anche molto pratica. Il finish è opaco ma è confortevole ed è un rosso più vivo, quindi questo lo consiglio incarnati un po' come il mio, molto chiari, proprio perché un po', non dico spara, però dà molta luminosità ed è molto luminosità al viso, questo intendo, non luminosità perché gloss. Simona parla bene a quest'ora. E anche la matita è molto valida perché è una di quelle automatiche ma waterproof. Un altro rossetto che mi piace molto per questo periodo dell'anno è un rossetto quasi tinta della Bourjois Grand Gru numero 08, eccolo questo qua, che è un rosso sangue. Non considero questa tipologia una tinta perché non si asciuga mai del tutto e poi perché purtroppo bisogna fare qualche passata in più. Ciononostante, comunque il colore è splendido, quindi l'ho inserito in questa lista. Eccolo qua. Si vede che è un po' trasparente, quindi bisogna fare qualche passata in più. Non potevo non inserire due must have per queste feste, che sono il Ruby Woo e il Russian Red. Valgono come uno, perché fondamentalmente sono molto molto simili. La differenza è che il Ruby Woo è più aranciato e il Russian Red è più scuro, lievemente più scuro. Questo è il Russian Red e questo è il Ruby Woo. E per gli incarnati olivastri, il Russian Red è più indicato, ossia questo qua, anche questo qui che vi ho mostrato prima. Questo è il Ruby Woo. Vedete che è un po' più chiaretto. Da quando utilizzo tinte labbra o rossetti a lunga tenuta, ho accantonato un po' i MAC. Anche i matte, perché comunque tendono un po' a sbavare se non mettete una buona matita di contorno. Un altro rossetto che mi piace tantissimo è il nuovo, tra virgolette, Lip Matte di Bioniche in 406. Vedete come? C'è sia il 404 che il 406, entrambi rossi, però il 406 è più elegante. Molto molto bello, molto simile al Russian Red, anche come finish. Ho inserito poi due rossetti Nabla della collezione Gold Dust, il Moulin Rouge, non mi esce oggi la parola, che è quello che ho sulle labbra, che è un rosso rame pazzesco, particolarissimo, con dei riflessi bellissimi. E poi ho inserito un violaceo, che è l'unico che magari non fa parte della famiglia dei rossi, che è Arabesque, che è un viola bellissimo, anche intenso, veramente mi piace tantissimo. L'unica pecca del rosso che ho qui indosso è che ho notato che rispetto ai Diva Crime classici secca un pochino di più le labbra, lo trovo meno confortevole. Lei, questa matita qui. Questa matita qui di Neve Cosmetics, che è Status, ed è questa, e anch'essa ha un finish tendenzialmente più scuro che sta benissimo alle olivastre, ed è un rosso meno vivo, non spara tantissimo come i rossi che vedete sopra. E poi abbiamo tre tinte. La tinta numero uno è Dance With Me di MAC, che boccio per quanto secca le labbra, però promuovo assolutamente per la durata. Questa,
Anche questa tinta è perfetta per incarnati olivastri. Sembra un video per le olivastre, ma in realtà io so che voi volete il rossetto rosso, ma difficilmente lo scegliete, quindi per questo ve ne parlo. Un'altra tinta che è bellissima, che è la 01 di Sephora, che è questa qui, ha una durata, almeno sulle mie labbra, molto buona, veramente molto buona ed è molto confortevole. Ed è un po' più aranciata rispetto a quella precedente. Ultima, ma non per importanza, è questa di Lime Crime, che è Wicked, che ha un rosso scuro proprio sangue, è la più scura che ho scelto, che è un bordeaux marroncino. Ecco qua, vedete, questa è la selezione che ho fatto, sarò rossa per 3 giorni sulla mano. E niente, questi sono i miei rossetti preferiti per le feste, che vanno sul rosso, ad eccezione di questo che va un po' più sul viola. E spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato d'aiuto, e vi do un grosso bacio e ci vediamo domani con il penultimo video sull'avvento, o l'ultimo.